Sta Roma, Fabio. Alla luce di asciugare via per chi è te. Meno male che Fabio mette senza audio, sì. Pronto? Sì, sono qua. Le immagini di Punto 5 dagli spogliatoi di Trilem, Casavatore e Pomigliano con gli ospiti reduci dalla brillante vittoria casalinga con il Parete. Trilem che vuole continuare a scalare posizioni in classifica per restare incollato al vertice. Subito padroni di casa pericolosi con la parata di Grande, poi attenzione a questo calcio di punizione, lo schema perfetto finalizzato da Daddio al quarto minuto di gioco. La Trilem si porta in avvantaggio, ancora Trilem pericolosa con Daddio, prima Grande, poi la rispinta della difesa del Pomigliano, ospiti che pareggiano questo spettacolare gol al volo di Avallone al nono minuto di gioco e 1-1 al palazzetto sport di Casavatore. Poi questa azione rocambolesca, la palla si stampa sul palo sulla deviazione di Mascolo, insiste la Trilem, ma addio l'assist per la grande giocata di D'Argenzio che al tredicesimo riporta in vantaggio i suoi compagni di squadra. Ancora Mascolo punta l'avversario, deviata la prima conclusione, poi Grande ci mette la mano a deviare la sfera in calcio d'angolo, di nuovo Trilem pericolosa, questa volta non sbaglia Daddio al quattordicesimo minuto di gioco. Trilem ancora a segno, insiste la formazione locale, la grande parata di Grande, scusate il gioco di parole, poi il montante colpito dalla Trilem e ancora la respinta di Mascolo e arriva il gol del 4-1 al sedicesimo minuto. Sembra la strada spianata per il successo per i ragazzi di Carlo Florio che spingono ancora in avanti. Pezzella si salva con la complicità del palo, ancora l'estremo difensore Grande, poi il Pomigliano con la risposta del portiere Fabiano e di nuovo Varriale, altro montante colpito dalla Trilem. Davvero un primo tempo dominato dai ragazzi di Carlo Florio con tre gol di vantaggio, con tre montanti colpiti. Nella ripresa però cambia la musica, arriva subito il gol di Avallone su questo perfetto schema da calcio di punizione, la rete del 4-2, ancora in avanti con la rispinta di Fabiano. È sempre a Vallone l'esto sotto misura dopo 5 minuti al 32esimo, al 37esimo due reti di Avallone, tripletta personale che riportano sotto il Pomigliano. La Trilem prova a chiudere il match ma nella ripresa non riesce a finalizzare le azioni in attacco, qui colpisce il palo Carlo Florio dopo il tentativo di D'Argenzio, ancora il tentativo di Daddio con la palla che va alta sulla traversa, qui si salva miracolosamente la Trilem in una prima circostanza ma arriva il gol di Romano che fissa il punteggio sul 4-4. In chiusura la traversa colpita da D'Argenzio e poi anche una palla gol per il Pomigliano che rischia addirittura di espugnare il palazzetto dello sport di Casavatore. Finisce così 4-4 la partita.